Sabato è scomparso a 96 anni Artemio Mosconi, uno degli ultimi partigiani del distretto. Questa mattina nella parrocchia di San Giovanni Evangelista a Braida si è tenuto il funerale. Al Parco dello Sport di Maranello, taglio del nastro per il bosco urbano e gli impianti sportivi outdoor. Presentato anche il centro nuoto in fase di conclusione. Adele Baldi è la candidata sindaca della lista civica Maranello in comune, Uniti si può. Al nostro microfono la sua presentazione. Luigi Montermini si candida a Fiorano. Sarà sostenuto da una lista civica che sfiderà le coalizioni di centrosinistra e centrodestra alle prossime elezioni comunali. Sconfitta nel derby d'alta classifica per gara col Sassuolo. Sabato i sassolesi hanno perso al tie-break la sfida con Villadoro. Buonasera. È scomparso sabato a 96 anni Artemio Mosconi, uno degli ultimi partigiani del distretto. Mosconi era nato il 30 aprile del 1927 a Monfessino di Serramazzoni ed entrò in formazione partigiana a 16 anni. Combatté dal 1 settembre 1944 al 25 aprile 1945. Al seguito del comando partigiano di Mario Ricci entrò tra i primi in Modena. Recentemente aveva lasciato la sua testimonianza di partigiano filmata al progetto Ampi, noi partigiani, curato da Gad Lerner. Questa mattina nella chiesa della parrocchia di San Giovanni Evangelista a Braida si è tenuto il funerale. Taglio del nastro sabato al Parco dello Sport di Maranello, dove sono stati inaugurati il bosco urbano e gli impianti sportivi outdoor. Inoltre, nell'ambito dell'iniziativa è stato presentato il centro nuoto, i cui lavori sono in fase di conclusione, il servizio di Simone Fallico. Il Parco dello Sport è un luogo adatto sia per fare attività sportiva, ma soprattutto è un luogo dove si va per stare bene, un luogo dove camminare nel verde per rilassarsi, dove fare attività all'aperto, dove passare del tempo assieme in un contesto di natura, ma anche di impianti di qualità e soprattutto sostenibili. Questo è il messaggio che volevamo dare e siamo felici di vedere che tanti maranellesi sono arrivati oggi e stanno già camminando nel loro parco. È un luogo pubblico e di questo siamo molto contenti. Quali sono state, se ci sono state, le difficoltà durante la realizzazione di questo progetto? Ma la realizzazione della maggior parte degli impianti è avvenuta durante un periodo in cui un po' la pandemia, che ha generato difficoltà nella gestione dei cantieri, anche grandi modifiche dovute alle normative che uscivano sempre nuove in maniera incessante. Poi le difficoltà legate all'approvvigionamento dei materiali e costi dell'energia, che hanno sicuramente inciso nei tempi e nei programmi che avevamo stilato. Però insomma, sapere che alla fine insomma, il risultato è arrivato, siamo assolutamente contenti ed è una cosa che si raggiunge davvero quando ci si investe tanto tempo, tante energie e si lavora in squadra. Il Parco dello Sport nasce da un lavoro corale della comunità di Maranello, c'è l'amministrazione ovviamente che ci ha messo delle risorse, delle competenze, ci sono le aziende del territorio, c'è Ferrari che ha fatto un'importante donazione per poter rendere fruibile tutto il parco, ci sono le associazioni sportive, le realtà organizzate dello sport e dell'associazionismo che danno e daranno un contributo fondamentale alla salute, alla crescita e all'educazione dei nostri ragazzi. Mentre per quanto riguarda la sostenibilità, come si comporta il parco dello sport? L'approvvigionamento energetico è garantito da un impianto fotovoltaico da 700 kW che alimenta la struttura e che rende l'edificio, oltre alla sua caratteristiche costruttive, un edificio cosiddetto NZEB, che quindi certifica un consumo energetico assolutamente basso. Restiamo a Maranello, passando però alla politica e andando a conoscere Adele Baldi, candidata a sindaca della lista civica Maranello in comune Uniti si può alle prossime elezioni comunali dell'8-9 giugno.
il servizio. Maranello in Comune Uniti si può è pronta a sfidare le coalizioni di centrosinistra e centrodestra alle prossime elezioni amministrative. La lista civica, che alle ultime comunali aveva raccolto un 5% circa di consensi non ottenendo seggi in consiglio comunale, quest'anno sostiene la candidatura a sindaca di Adele Baldi, educatrice professionale sociopedagogica in libera professione e scrittrice di 57 anni. Abbiamo iniziato questo viaggio insieme molto tempo fa, prima delle amministrative del 2019, e ci siamo presentati, non siamo entrati in consiglio, abbiamo fatto comunque una politica esterna attiva e propositiva e estremamente responsabile, e poi in questi anni abbiamo deciso di prepararci per quelle che sono le prossime elezioni di giugno del 2024. La lista civica, guidata dalla candidata sindaca Baldi, ha sviluppato un programma diviso in tre macro aree, ovvero ambiente e territorio, lavoro e politiche sociali. Qual è stato il grosso del lavoro di questi anni? È stato quello di andare a studiare per ogni grande macro area uno strumento che fosse efficace di intervento con una progettualità per il futuro. Per quello che ad esempio riguarda le politiche sociali, se si interviene soltanto nell'emergenza e urgenza non si ottengono dei benefici. Abbiamo individuato per questa ragione uno strumento che è l'ASP, che è l'azienda pubblica dei servizi alla persona, che ha come obiettivo di, a livello distrettuale, di fare rientrare all'interno del comune la gestione di quelli che sono i servizi essenziali della persona, in modo tale che si raggiungono tanti obiettivi. Il primo di questo è che la persona non è più vista soltanto come un assistito, un paziente o un utente, ma come una persona. E lavorando su un sistema, con un progetto a lungo, si ha la possibilità di lavorare in prevenzione. Per fare un altro esempio pratico, per ciò che riguarda il territorio, abbiamo fatto sì delle proposte che sono incluse nel nostro programma relative ad esempio ad andare a integrare e a realizzare quella che è tutta una mobilità pubblica che è praticamente quasi inesistente. Ma se non realizziamo il macro progetto, che è quello della realizzazione della linea ferroviaria che congiunge Sassuolo con Vignola, che va a togliere tutta quell'enorme quantità di gestione di merci, ma anche di persone, è una goccina nel mare. Il lavoro grosso è stato andare a pensare a questi strumenti che abbiano uno sguardo sul futuro e diano la possibilità a chi gestisce l'attività pubblica di giocare in prevenzione. Giocare in prevenzione vuol dire prevenire, per esempio, le solitudini che sono la causa prima delle malattie delle persone anziane, soprattutto come demenza e Alzheimer. Quindi questo è il nostro, in sintesi, estrema sintesi, il nostro programma. Ancora a politica, con un focus su Fiorano, dove a sfidare il Dem Marco Biagini e il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Giuseppe Manfredini ci sarà Luigi Montermini con la lista civica Fiorano Futura. L'abbiamo incontrato per voi. Montermini, si entra in una competizione, perché di questo si tratta, una competizione che comunque fa parte anche dello storico della tua persona. Ma sì, realmente quando me l'hanno chiesto sono rimasto un po' così colpito, perché dopo tanti anni che non facevo più attività politica sul territorio, mi hanno di fatto convinto, con delle motivazioni anche forti, a rigettarmi sul discorso politico. Ricordo che io ho fatto per 15 anni il consigliere di minoranza, ho fatto una legislatura come assessore ai servizi sociali, e questo di fatto mi ha portato a ripensare un attimo tutto quello che avevamo lasciato e ipotizzare di poter cambiare qualcosa. Qualcosa su quello che avevi lasciato? Non credo, ma qualcosa su quello che è stato fatto negli ultimi anni. Ma sì, cioè noi vorremmo un attimo rivitalizzare Fiorano, vorremmo dare più spazio ai giovani, vorremmo dare più spazio alle scuole, vorremmo dare, come posso dire, dare la possibilità a tutti quelli che sono sul territorio di sentirsi fioranesi, al di là delle varie frazioni che purtroppo
si contendono questo discorso, nel senso che per me il discorso principale è essere fioranesi, al di là di essere di Ubersetto, di Nirano, di Spezzano oppure di Fiorano. I punti principali del programma? Ma ce ne sono diversi, nuovi. Stiamo cercando ancora, stiamo buttando giù adesso in questi giorni tutto il programma definitivo. Non mi sembra opportuno elencarli ora, anche perché dobbiamo ancora confrontarci con tutti i nostri, con i nostri candidati sulla lista. Quindi vedremo un attimo, appena pronto, sta tranquillo che chiameremo per farveli sapere. Nel fine settimana a Spezzano è stata presentata la lista del Partito Democratico a Fiorano, 16 candidati consiglieri comunali che sono intervenuti nell'ambito dell'iniziativa. Presente anche Marco Biagini, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra che, oltre il PD, comprende le liste civiche Noi Ci Siamo, Impegno Comune e Attiva Fiorano. Ed ora la nostra pagina sportiva. Chiara col Sassuolo perde al tie break il derby d'alta classifica con Villa d'Oro. Ora i sassolesi si trovano al secondo posto del girone D di Serie B a -1 da Viadana capolista, ma con una gara in meno. Ecco il commento post partita di coach Francesco Pupo Dall'Oglio. Pupo, vado distante dall'analisi se parlo intanto che è stata una partita dove Sassuolo è stato soprattutto contratto. Io dico, no, direi di no, forse un po' all'inizio del primo set. Per il resto è stata una partita per tutte e due sulle montagne russe, cioè un set andavano loro, poi il set dopo andavamo noi e così via. E purtroppo il quinto set loro hanno fatto meglio alcune cose dall'inizio e se la sono meritata, tutto qua. Ma sapevamo che era una partita molto, sarebbe stata una partita molto intensa, niente da dire, cioè abbiamo giocato contro quella che era la seconda e la terza in classifica, perciò ci sta che ci fossero delle difficoltà, a tratti ne le abbiamo messi loro in difficoltà e a tratti ce l'hanno messo loro ce l'hanno messe bene nel momento importante, nel quinto set. Diciamo che ci siamo divisi la posta e avanti così. Questo non pregiudica la classifica che resta praticamente immutata, anche se so che tu ci guardi poco. Sì, ci guardo molto poco perché mancano tante partite ancora. Quello che dobbiamo fare attenzione noi è cercare di interpretare meglio le situazioni tecniche che dipendono da noi. A volte ci riusciamo di più, a volte ci riusciamo di meno, perciò i discorsi sulla classifica li faremo alla fine. È ancora lunga, la lotta sarà molto molto gomito a gomito con altre squadre. Noi abbiamo ancora da incontrare da qui fino alla fine tutte quelle della prima metà classifica, perciò saranno tutte lotte tremende. Diciamo che adesso bisogna conservare, nel periodo della sosta, conservare un po' la concentrazione. Ma questo sempre, adesso nel periodo della sosta vedremo di riprendere a fare un pochino di lavoro fisico e lavorare su quelli che sono alcuni aspetti tecnici e tattici che magari ci sono un po' mancati. Sempre nel girone D di Serie B arriva un KO anche per Malagoli Tensped spezzanese, che sabato ha perso 3-0 sul campo di Momanderlini. Sconfitta con lo stesso punteggio sabato in Serie B1 femminile per BSC Matiere al Sassuolo, battuta in esterno da Mosaico Ravenna Volley. In arrivo la 31esima edizione del Memorial Claudio e Sergio Sassi, torneo di calcio giovanile che da anni porta sul territorio, nel periodo pasquale, decine di squadre, anche dall'estero. Quest'anno la manifestazione sarà dedicata alle categorie Under 17, Under 15, Under 13, Under 11 e Under 15 femminile. Grazie alla collaborazione di decine di volontari, da venerdì a lunedì prossimo si disputeranno in tutto 113 partite, che vedranno impegnate 64 squadre, presenti formazioni anche da Giappone, Ucraina, Danimarca, Croazia e Svizzera. 20 campi da calcio coinvolti tra la provincia di Modena e Reggio Emilia.
Nell'ambito del torneo saranno anche consegnati i premi solidarietà che andranno all'Associazione Asham di Modena, all'Associazione Traumi Cranici, a Dream Team Bowling e all'Associazione ASDEM. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Distretto Oggi TG torna martedì prossimo, a domani con una nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Buona serata!